Vladislav Maestruk, giornalista ucraino, con noi per fare il punto del conflitto in Ucraina. Qual è innanzitutto la situazione, di questo conflitto? Innanzitutto è una guerra contro l'Ucraina, quindi ci tengo a precisare questa cosa qua. Dal punto di vista, dipende da quale punto di vista bisogna guardare. Se parliamo dal punto di vista tattico-militare, beh, l'esercito russo si è infangato, è fermo praticamente dov'è, Esatto, ha delle conquiste territoriali. stavano arrivando delle notizie che della contraerea di Odessa che è entrata in funzione e anche che l'esercito russo praticamente si è impantanato. Sì, si sono impantanati praticamente ovunque, in tutte le direzioni dalle quali hanno iniziato ad attaccare. Beh, anche per questo hanno cambiato tattica, adesso usano molto di più il cielo per attaccare l'Ucraina. Ci sono poi altri due fattori che dimostrano che l'esercito russo si è impantanato. Il primo è che un esercito che è venuto per conquistare, per abbattere il governo ufficiale, il governo eletto democraticamente in Ucraina si è impantanato, non riesce a muoversi e sta costruendo dei rafforzamenti, proprio si stanno facendo le trincee, cioè un esercito che è venuto per conquistare non fa le trincee, non le fa mai, questo vuol dire che non riescono ad andare avanti. Un altro fattore sono i mercenari che stanno cercando di portare un po' da tutte le parti del mondo, pagandoli per morire qui in Ucraina, e anche questo dimostra come il cosiddetto, ma ormai mi sa che è poco credibile, secondo esercito più forte del mondo, deve chiedere aiuto a dei mercenari, ma mi sembra una cosa un po' così. Dal punto di vista umanitario la situazione comunque invece è molto peggiore, perché nelle zone comunque controllate, anche se non sono controllate proprio casa per casa, perché non avrebbero abbastanza persone, comunque nelle zone che sono state tagliate fuori dalle comunicazioni, quelle con Kiev o con le altre città, insomma con il resto del mondo civile, e beh, lì a parte varie difficoltà dovute per esempio all'assenza di energia elettrica, e questo comporta poi spesso anche a non avere la possibilità di recuperare acqua potabile, perché i pozzi ci sono, ma molti pozzi sono comunque hanno le pompe che funzionano a elettricità. Poi non c'è neanche possibilità di mettersi in contatto con le persone, perché se va via l'elettricità, dopo un po' i telefoni cellulari si scaricano, internet lo stesso va a mancare. Poi non c'è neanche possibilità di farli portare viveri medicinali, quindi molte persone sì, stanno evacuando, però ci sono ancora dei posti dove, per esempio, le persone non sanno neanche che è in atto un'evacuazione perché non hanno possibilità di ricevere queste informazioni. A parte questo, che questo insomma è quello che vivono tutti nelle cittadine occupate, soprattutto a nord dell'Ucraina, ma anche in alcune del sud. Ci sono casi di veri e propri crimini di guerra, quando per esempio i soldati russi entravano in casa, uccidevano i civili, derubavano, stupravano e uccidevano, oppure insomma portavano comunque le donne a suicidarsi, perché insomma non tutte possono resistere all'umiliazione di essere stuprate. Ecco, questo dal punto di vista umanitario effettivamente la situazione è molto più grave. Per non parlare poi della città, per esempio, di Mariupol, dove siamo parlando di una città grande, insomma, 400.000 persone, una delle più grandi città, forse la più grande città sul Mar di Azov, è la città più colpita da questa invasione barbarica. Non me ne vogliono male i barbari, ma è quello che sembra, perché hanno praticamente distrutto la città. Cioè, tante persone lì sono morte, parliamo di migliaia di persone morte. Questi sono soltanto i dati ufficiali. Poi ci sono tante altre persone che le autorità ritengono essere morte perché sono o sotto le macerie oppure decedute in casa, perché a parte la guerra, insomma, le persone morivano comunque, però sarebbero potute vivere se, per esempio, l'ambulanza avrebbe avuto possibilità di arrivare e soccorrerli in tempo. Invece no, questa possibilità non c'è. Un'altra cosa grave che sta accadendo anche a Mariupol
A parte la non concessione di questi corridoi umanitari da parte dell'esercito russo, che comunque continua a sparare nonostante anche gli accordi presi, ci sono anche casi di creazione di corridoi umanitari che poi portano direttamente in Russia. Beh, questo è un. Beh, qui siamo ai limiti, siamo sempre ai limiti perché poi cerchiamo sempre di paragonare questa guerra con le altre guerre. Non è sempre una cosa ragionevole, però insomma per fare capire, insomma, perché di guerre in Europa studiate proprio bene, a parte la Seconda Guerra Mondiale, non ce ne sono tante, tutte le altre guerre sono state o non sono studiate per niente oppure sono studiate superficialmente, come le guerre per esempio nei Balcani. Abbiamo sentito Se parlare parliamo. di deportazione di persone. Sì, diciamo che siamo ai limiti della deportazione. Oddio, probabilmente ci sì. Se per esempio l'esercito nemico ti crea un corridoio specialmente per farti arrivare nel territorio loro, quindi in Russia, puoi usare le immagini per la propria propaganda, beh, e non ti danno la possibilità di rientrare nel tuo paese, perché dicono, ah, c'è il fronte, non ti possiamo dare la possibilità, beh, questa è una prigionia. Siamo veramente ai limiti della deportazione, quindi cosa grave. Per quanto riguarda i numeri, abbiamo sentito più di 15.000 soldati russi uccisi e tantissimi mezzi militari. Confermi da quello che, di cui tu sei a conoscenza, questi numeri così alti? Perché poi da parte ucraina ne circolano molto pochi di numeri. Tu hai qualche notizia, qualcosa? Guarda, se parliamo dell'esercito russo, delle perdite dell'esercito russo, ci sono diverse fonti. Cioè, ci sono le fonti dello Stato Maggiore ucraino che parlano di oltre 15.000 soldati uccisi, poi ci sono quelli feriti, quindi E un totum. anche i prigionieri, Poi, tanti. sì, poi ci sono anche i prigionieri che sono anche migliaia, quindi in totum stiamo parlando di una cifra veramente alta, insomma. Già più del 10% dell'esercito messo in campo, quindi stiamo parlando di 200.000 persone, siamo più di 20.000 persone che ormai o sono morte o sono incapaci comunque di proseguire la guerra oppure sono imprigionate. Ci sono Sono ormai anche nei attendibili campi. questi numeri? Questi numeri, attendibili o no, beh, ce lo dirà la storia un po' in avanti, però ci sono altri dati. Per esempio, ci sono i dati statunitensi, della CIA, che parlano, insomma, sto parlando qui di cifre di circa una settimana e mezza fa. Lì le cifre erano inferiori rispetto a queste, beh, logicamente perché oggi, insomma, in 2 settimane le persone muoiono più tutti i giorni, quindi, insomma, il numero cresce. Lì i numeri erano tali che, se non sbaglio, parlavano di 7-8 mila morti e di circa 15.000 feriti. Insomma, sì, siamo sempre in proporzione, siamo lì, quel 20% dell'esercito russo che non è più capace di, 10%, scusa, dell'esercito russo che non è più capace di combattere per un motivo o nell'altro. Un'altra cifra, questa volta già da fonti russe, un media russo ha pubblicato una cifra, e lì la cifra, ora, precisamente non me la ricordo, ma era intorno a 10.000 morti. Dopodiché, logicamente, con questa cifra è quasi sparita quasi subito da questo media e hanno anche iniziato un po' a ritrattare. Quindi i morti in Russia sono tanti, veramente tanti. Ancora in Russia non se ne rendono conto, ancora sono un po' inebriati dalla propaganda, ma comunque i prezzi che salgono ogni ora, il rublo che cade, insomma, essere tagliati fuori dal mondo civile, insomma, piano piano si sta facendo sentire. Per quel che riguarda invece le perdite degli ucraini, beh, non ci sono dei dati ufficiali, perché logico, un paese in guerra non dà mai dati ufficiali, per esempio per quel che riguarda le perdite, quelle dei combattenti, intendo dell'esercito, dei volontari, della difesa territoriale. Più che altro sappiamo i numeri dei civili, anche questi sono approssimativi perché è difficile calcolarli per diversi motivi, a volte perché sono più di 2.000 comunque, sono più di 2.000, 117 bambini,
So perché è difficile calcolare proprio il numero dei morti, perché molte persone vengono, per esempio, portate in un ospedale, poi hanno qualche complicazione e vengono portate in un altro. E finché arriva poi la certifica che questa persona è deceduta poi a causa di, passa del tempo, poi insomma è difficile, soprattutto nelle zone di guerra, quelle più martoriate, per esempio a Mariupol, oppure nella città di Izium, oppure in altre cittadine, beh, non sappiamo. Quanti ne Vladislav, stanno morendo tutti i giorni? ascolta, l'Europa è già in guerra? Secondo me l'Europa è già in guerra, sì, perché se l'Europa sta già pagando. La guerra alla fine si conduce in diversi modi. Ci sono guerre mediatiche, ci sono guerre commerciali, guerre economiche e la guerra, quella che sta accadendo adesso fra Russia e Ucraina sul campo, quella con le armi, che poi è soltanto una forma estrema della politica, per costringere qualcuno a pagare un prezzo abbastanza alto perché poi lui ti venga o incontro oppure venga soggiogato dalle tue pretese. L'Europa è già in guerra per diversi motivi. Allora, per prima cosa, l'Europa sta già pagando un prezzo altissimo per quel che riguarda i profughi, stiamo parlando di già 2 milioni, il numero cresce ogni ora, di profughi ucraini costretti a scappare dalla guerra, cioè persone che non avrebbero mai fatto questa scelta di prendere le valigie e trasferirsi in Europa, stavano bene anche qui in Ucraina. Questo è già un grosso prezzo che stanno pagando non tutti i paesi europei, soprattutto adesso lo sta pagando la Polonia perché sono in prima linea. Ma comunque a tanti altri paesi, fra cui l'Italia, sta già iniziando a pagare il prezzo, perché accogliere ha un costo non soltanto in denaro, ma anche un costo sociale, perché insomma, dopo la pandemia, il Covid, insomma, i posti di lavoro non è che sono tanti. Adesso, grazie al cielo, questa cosa del Covid sta un po' scemando e quindi probabilmente si apriranno anche l'industria, il terziario, insomma, il turismo e così via. E questo è un po' una boccata d'aria per l'economia, però ci sono i nuovi profughi da accogliere. Questo è in primis. Secondo, il prezzo del gas e del petrolio, che ormai era già da prima, poi molti commentatori in Italia, non so se in malafede o perché sono così competenti, dicevano, ma la Russia non c'entra niente. No, la Russia vi mette un prezzo politico perché ve lo può mettere, perché se tu, questo è è un affronto ai politici italiani che lo hanno permesso, fai dipendere il tuo paese per il 40% da un importatore di un bene così importante come il gas, che è importante non solo per i condomini, è importante anche per l'industria siderurgica, per esempio, una su tutte. Ecco. Tu, insomma, hai fatto un crimine contro i tuoi concittadini, come minimo. Insomma, chi ha capito di chi sto parlando, credo che non sia molto difficile. Insomma, è avvenuto negli ultimi 8 anni, quindi fate un po' voi chi vi ha governato e in che modo. E anche che cosa diceva parallelamente, insomma, delle sanzioni contro la Russia e così via. Ecco, e questo sì è un prezzo che state pagando, è un prezzo che probabilmente sarà sempre più alto, ma poi l'Europa è in guerra, non tutti i paesi. Alcuni paesi credono che se si mettono nella posizione dello struzzo, sia quello che sente il pericolo e quindi mette la testa nella sabbia, la scampa. No. Perché la guerra la fanno contro tutta l'Europa, la fanno in modo economico, commerciale, la stanno pagando tutti. Poi ci sono tanti paesi, fra cui l'Italia, che stanno fornendo armi alla resistenza ucraina, quindi anche questo è un modo di compartecipare a questa guerra, non in modo diretto, ossia senza avere delle vittime proprio di italiani morti sul campo, anche se, oddio, io spero che non ci siano morti italiani sul campo, ci sono già perlomeno cittadini italiani, perché insomma, ora a Mariupol c'era l'amica di mia madre, che sì, è di origine ucraina, però è cittadina italiana, lei grazie al cielo adesso sta bene, è riuscita a scappare, ma quello che ha vissuto, beh, sono cose veramente dell'altro mondo.
Cioè, una persona poi piangeva dalla felicità perché ha avuto la possibilità di farsi la doccia, per farvi capire. Ci vuole poco a volte, sì, per apprezzare i beni quelli, dei quali non facciamo più tanto caso. E ci sono anche tanti giornalisti uccisi, alcuni scomparsi, altri uccisi, 5 giornalisti uccisi. Ora ho saputo che un mio collega, che conosco molto bene, un fotoreporter, Maxim Levin, dal 13 di marzo che è scomparso. Lui lavorava nei pressi di Kiev, è scomparso, non si hanno più notizie. Un'altra ragazza, pure giornalista di una TV privata, pure lei è scomparsa nella provincia di Mykolaiv. Poi, insomma, le persone continuano a scomparire, nelle aree occupate, soprattutto al sud, dove si sta veramente opponendo, perché c'è una. Cioè, i civili, come avrete avuto modo di vedere, si stanno opponendo all'occupazione, anche quando l'esercito non ha più potuto, perché ha dovuto fare delle ritirate strategiche, non ha più potuto combattere, i cittadini si sono uniti, sono scesi e hanno dimostrato la loro non volenza di cambiare bandiera, di vivere in una dittatura come quella russa, che insomma ormai. Se andiamo a vedere a tutti gli elementi di un fascismo proprio di quello classico, il fascismo classico. Io in uno dei programmi ho citato Umberto Eco, che lui aveva messo questi 14 punti, che secondo lui se uno Stato va a corrispondere a questi 14 punti, beh, allora ci troviamo davanti ad un fascismo vero e proprio. E la Russia ce l'ha tutte, tutti i 14, allora non so ad elencarli, ma insomma. Come il culto del leader Putin che viene messo lì, che sembra, non lo so, sceso dal cielo, ecco. Oppure, non lo so, il dissenso è paragonabile al tradimento. Questa è una cosa importante perché, insomma, anche i cittadini russi non è che sono tutti per Putin, molti sì, e credo che è una cosa normale perché tutte le dittature agivano in nome del popolo. E in qualche modo, anche se poi con il segno del poi, molti dicevano, no, ma loro non agivano nel nome nostro, però insomma, se andiamo a vedere la storia, i documenti, anche le lettere, quelle personali, insomma, anche in Italia, quando iniziò la guerra nel 39, c'erano tanti che volevano fare la guerra, volevano che l'Italia diventasse più grande, insomma, parliamo sempre ancora prima con queste missioni in Africa, in Etiopia. Poi in Albania, la Grecia, insomma, c'era abbastanza euforia per quello che faceva Mussolini all'inizio. Poi, quando sono iniziati ad arrivare le bare, quando sono iniziati i bombardamenti aerei dell'Italia, beh, l'euforia è iniziata a scemare per poi, insomma, ritrasformarsi in una resistenza, un'opposizione. Comunque, al Nord Italia, fino all'ultimo, c'è stata questa formazione detta Repubblica di Salò, che comunque aveva questo ormai Mussolini ridotto a fantoccio, messo lì, comunque tutti i comandi li prendeva da Hitler. Ecco, la Repubblica di Salò è quello che insomma noi per 8 anni abbiamo avuto a Donetsk e Lugansk, due Dopo repubblichette lo con vediamo. due pupazzini, sì, messi lì come se dire Dopo vediamo un l'indipendenza. attimino Sì. la Repubblica del Donbass. Ti volevo chiedere, ma prima ho parlato di. Ti ho chiesto se l'Italia era entrata in guerra, perché ovviamente il tuo presidente ogni giorno chiede la no-fly zone. La no-fly zone che poi però puntualmente viene rifiutata perché la NATO non vuole entrare direttamente in questa guerra, in questo conflitto. Quindi anche perché Putin ha minacciato eventualmente l'uso di armi nucleari. Sì, Condividi questa decisione da parte dell'Occidente. Tu fino adesso, e magari se possibile anche il tuo popolo, siete soddisfatti degli aiuti ricevuti, militari e umanitari, ovviamente. ma è difficile dire se essere soddisfatti degli aiuti militari oppure no, perché io logicamente non sono a conoscenza di
quale nazione, quali concretamente armi ci sta fornendo. Grazie al cielo, questi sono dei dati chiusi, perché altrimenti come fai a fare la guerra se tutti lo sanno? Probabilmente ci sono delle cose che stanno arrivando, che sono già arrivate, ed è anche per quello che il cielo, insomma, gli aerei di Putin stanno cadendo. Sono quasi 100 gli aerei abbattuti, quelli dell'esercito russo, per non parlare degli elicotteri, dei droni, quelli da guerra e così via. Quindi quello che era già arrivato, quello che sta arrivando, probabilmente sta funzionando. Se no parliamo della fly zone, beh, il 22 di marzo il presidente Ucraino Zelensky ha tenuto il suo discorso alle Camere riunite, cioè Senato e Camera. Non tutti erano presenti, qualche deputato ha ritenuto bene, secondo lui, di non assistere per un motivo o per un altro, ma questo non ha importanza, perché ho letto un po' di cognomi, beh, gente che raccontava che il vaccino ti fa diventare, non lo so, un mostro, un mutante, chi se ne frega, cioè, è più un problema degli italiani che hanno eletto gente così, che sono rappresentati da gente così, che per gli ucraini o per il presidente, che questi non erano presenti in aula, chi se ne frega, per dirla breve. Lui in questo intervento, a dispetto di tanti altri interventi fatti sempre nei parlamenti, per esempio in Inghilterra oppure in Germania, o anche per esempio nella Knesset israeliana, lui prima di tutto ha fatto pochi paragoni storici. Anche secondo me per degli ovvi motivi, perché fare dei paragoni storici in Israele, anche se non a tutti sono andati a genio, ha un peso, perché qui lì lui parlava di un popolo che è stato oppresso, che aveva bisogno di aiuto, e adesso lui, come presidente di un popolo oppresso, si rivolgeva ad altrettanti, insomma, ai posteri di quel popolo che è stato oppresso. Se parliamo dell'Inghilterra, lì ha rievocato la solitudine della Gran Bretagna, di Churchill, che chiedeva a tutti una mano dal 39 fino al 41, però nessuno si sbrigava, tutti pensavano, ma ormai bisogna arrendersi al volere di Hitler, perché se no i bimbi muoiono. Qui, insomma, Orsini, questo esperto dell'ultima ora, insomma, lo ripete in quasi tutte le occasioni quando è interpellato, per farvi capire. Oppure in Germania, comunque la Germania è stato un paese sconfitto duramente durante la Seconda Guerra Mondiale, e che ha fatto, insomma, della sua sconfitta anche un punto di forza per la ripartenza. In Italia, a parere mio, io perché ho vissuto tanto tempo in Italia, poi se anche andiamo a rivedere la storia politica, quella, la nuovissima storia politica di qualche anno fa, beh, vediamo che comunque fare dei paragoni in Italia dal punto di vista storico con la Seconda Guerra Mondiale, beh, avrebbe trovato molto più dissenso che consenso. Quindi, insomma, si è voluto, credo volutamente, non citare la storia, perché insomma ci sono troppi partiti politici italiani che sono, se non revisionisti e non nostalgici, però, beh, poco ci manca, poco ci manca, perché sia dal punto di vista della retorica, ma anche di certe scelte politiche, che anche, non anche quelle che non c'entravano nulla con l'Ucraina, insomma, fanno capire che insomma lì siamo ai limiti. E quindi ha cercato di non nominare questi aspetti della storia. E non ha parlato di non-fly zone in questo caso. Perché la non-fly zone, non perché noi non vogliamo più la non-fly zone, perché è inutile rivolgersi al Parlamento italiano, che già sta facendo molto, che già sta contribuendo moltissimo anche dal punto di vista delle armi. Noi non sappiamo di quali armi stiamo parlando. Beh, probabilmente non si tratta di aerei, perché sarebbero una cosa troppo, troppo evidente. Poi anche, insomma, bisogna anche capire che i piloti ucraini non è che possono pilotare tutti i tipi di aerei. I MiG, quelli che per esempio erano in Polonia, poi in altri, beh, quelli sì, perché anche noi abbiamo i MiG. Però se parliamo degli F-35 e così via, beh, quelli bisogna, insomma, avere un'esperienza. È inutile che, è come dare una macchina, che ne so, al cambio automatico, senza cambio, uno che sa guidare soltanto col cambio automatico, gli dai una Ferrari. Beh, per esempio a me, io non so neanche se accendo il motore, però non riuscirò a muovermi di un metro, quindi sarebbe anche inutile. Quindi io credo che sia quello stato il fatto, perché lui non ha parlato di non-fly zone. Se parlo della mia
Come la penso io personalmente, per quel che riguarda l'Italia, sono solidale completamente con il presidente ucraino Zelensky. Credo che l'Italia sta facendo il suo, lo sta dimostrando. Poi a me ha fatto una buonissima impressione le parole del primo ministro Draghi quando ha detto che l'Italia vuole vedere l'Ucraina nell'Unione Europea. Queste sono cose che fa piacere a sentire, perché, non soltanto perché è a favore, ma perché l'ha detto a Camere riunite, l'ha detto a voce alta e vo con voce ferma. Quindi questo è un gran buon segnale per quel che riguarda l'Ucraina e il futuro suo politico, comunque, perché insomma, quando noi parliamo di mettersi seduti e parlare di un eventuale futuro giusto, bisogna mettersi a sedere. Zelensky l'ha detto più di una volta che è pronto a sedersi in qualsiasi momento con il presidente russo Putin per discutere le varie possibilità di un cessate il fuoco e di una costruzione che riguarda la sicurezza europea, che prenda in considerazione sia alcune paure della Russia, ma soprattutto le esigenze dell'Ucraina, che insomma l'Ucraina era neutrale ed era scritto nero su bianco nella Costituzione dal 94 fino al 2014, quando la Russia, uno dei garanti dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ha preso e ha occupato la Crimea e poi ha occupato parte delle regioni di Donetsk e Lugansk. Ecco, poi dicendo che lì c'è stato un referendum, invece lì c'erano separatisti. Invece tutte favole da raccontare, insomma, che molti se la sono bevuta, però Ecco, insomma. a proposito di favole, Vladislav, ci parli un attimino del Donbass e della Crimea e soprattutto quello che è successo dal 2014 ad oggi, perché ci sono tante, tante versioni, una contro che va in contrasto con l'altra. Noi vorremmo capire cosa rappresenta il Donbass per l'Ucraina e cosa rappresenta ovviamente anche la Crimea. Ecco, questa è Sì, una cosa. guarda, Facci un attimo un quadro, per favore, perché altrimenti ne veniamo a capo. dal personale fino ai fatti, quelli di numeri, dal personale. La Crimea per molti ucraini è il posto che è molto legato all'infanzia. Per esempio, quando ero piccolo, con la mia famiglia, spesso, come tanti altri ucraini, andavamo in Crimea al mare, perché lì è un ottimo clima, un ottimo mare, la natura è bellissima ed era insomma come, non lo so, come un immenso campeggio. Beh, non soltanto per gli ucraini, anche tanti russi e tante altre delle repubbliche ex che facevano parte dell'Unione Sovietica. Per altri canti la Crimea, dal punto di vista economico, è più un peso, perché produce poca ricchezza, però ne consuma molti di più. Quindi era una regione, lo è tuttora, soprattutto ora, una regione a dotazione. L'Ucraina, non essendo un paese molto ricco per molti motivi, insomma, perché siamo passati dall'economia quella della pianificazione all'economia quella del mercato aperto, con varie tensioni sociali e così via. Quindi anche i soldi da investire non è che erano tanti, però insomma l'unica cosa che andava bene in Crimea è che comunque c'era la democrazia e ci potevano venire tutti e nessuno veniva discriminato. Poi un'altra cosa importante è che soprattutto grazie allo sforzo del governo ucraino, i tartari della Crimea, che sono un popolo nativo della penisola, che da centinaia e centinaia di anni vivevano in quella penisola, quindi a dispetto di ciò che dicono i russi, che dicono la Crimea è sempre stata russa, no, assolutamente no. Crimea, se proprio appartiene ad un popolo, sono i tartari della Crimea, sono un popolo musulmano che hanno un grandissimo legame con la Turchia e così via. Ecco.
se proprio vogliamo dire un'altra cosa, che i genovesi che avevano una base navale in Crimea sono arrivati lì prima dei russi. Ecco, ora l'ho detta tutta. Quindi anche l'Italia, se proprio parliamo da questo punto di vista storiografico, avrebbe più ragioni di pretese sulla penisola che la Russia. Però, dal punto di vista politico, la Crimea, siccome c'era e c'è questa base navale russa in Sevastopoli, era un po' diventata una riserva, come una riserva naturale, però una riserva politica, sì, dove i partiti, quelli che possono emergere, sono quelli, dove la criminalità e la politica si sono intrecciati in un modo che ormai quasi non riesce più a capire chi è chi. E che comunque facevano molto spesso le veci della politica pro-russa, perché i russi effettivamente non investivano per il bene della Crimea, perché insomma la Crimea, avendo avuto, se volevano investire, avrebbero investito magari in dei progetti a lunga durata, invece loro investivano più che altro in progetti politici, che non so, per farti un'idea, insomma, era più una propaganda costante che se viene la Russia, che si sta bene. Nel momento in cui sono arrivati gli uomini verdi, che erano i militari russi, perché poi Putin in un primo momento, come si sa, aveva detto io non so chi sono, perché non avevano la bandiera russa sullo scudo, quindi molti si sono sentiti veramente spaesati, ma per diversi motivi, perché molti non erano increduli, ma come la Russia va ad attaccare l'Ucraina? Ma non eravamo fratelli. Poi nella Crimea, che è una regione abbastanza speciale, come ho raccontato prima, anche le famiglie erano molto intrecciate, cioè tra soldati russi e ucraini erano famiglie allargate, diciamo. Quindi andare a sparare l'uno contro l'altro era difficile. Poi dal punto di vista politico, beh, qui tuttora non si capisce di chi è stata la voce che, insomma, che ha avuto più peso, quella di dire non reagite a quello che sta accadendo in Ucraina, non sparate, se sono state pressioni esterne oppure interne dalla Russia, dagli Stati Uniti, insomma, non si sa. E non credo che avremo forse mai una risposta definitiva a questa domanda. Chi è che non ha permesso all'Ucraina di difendere la propria terra in Crimea quando iniziò tutto? Io credo che sia comunque stato un mix di fattori, quelli di cui parlavo prima, ossia dal punto di vista politico, comunque vivevano come una riserva naturale, per una riserva politica, che dal punto di vista anche familiare erano molto legati i soldati russi con quelli ucraini, e dal punto di vista politico, geopolitico, insomma, l'Ucraina in quel momento veniva fuori subito dopo una rivoluzione, la rivoluzione della dignità, un governo che doveva ancora prendere tutta la legittimità necessaria per poter agire in un modo deciso contro l'occupazione della Crimea, che probabilmente in quel momento ancora non se la sentiva, e in più, logicamente, anche le pressioni esterne, sia dalla parte dell'Europa, degli Stati Uniti, ma soprattutto della Russia. Nel Donbass, Da chi è abitata, scusami un attimo, da chi è abitata la Crimea oggi? Chi sono gli abitanti della Crimea? Per la maggior ma parte sono guarda, russi oppure... guarda, in questi 8 anni è stato commesso ciò che è ritenuto un crimine dal punto di vista della legge internazionale, ossia un territorio occupato non può essere artificialmente cambiato il suo. Insomma, ci sono stati tantissimi russi che si sono trasferiti in questi ultimi 8 anni in Crimea. Non avrebbero potuto, perché questo va a cambiare completamente tutte le dinamiche interne che c'erano precedentemente. Se prima i russi, per esempio, per dire i russi, se parliamo quelli che avevano dei parenti russi e così via, beh, quelli erano tanti, il 70%, però il passaporto ucraino erano il 90% e più. Quindi, se parliamo di ucraini, sono ucraini, i russi sono russi, ma non dal punto di vista etnico, ma ormai parliamo dal punto di vista nazionale. Perché se parliamo dal punto di vista etnico, non mi sembra troppo logico, perché beh, alla fine sarebbe duro dire che la Russia è Russia, perché dal punto di vista etnico, per esempio, è un mix veramente molto largo di nazionalità e così via.
Ma ecco, adesso veniamo invece alla questione Donbass. Se parliamo del Donbass, lì la Donbass situazione è era una in... questione, pare che Donbass c'è un'alta percentuale di nazisti. È Nel vero? Donbass? Bravo, No, 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 così guarda, pare. no, guarda, stai facendo un po' di confusione. Diciamo Sicuramente. così. Una delle tesi principali della propaganda russa era fondata sul fatto che la rivoluzione del 2013-2014 fosse stata fatta dai neonazisti ucraini. Prima erano i Pravi Sektor, insomma un gruppo veramente eterogeneo perché c'erano russi, bielorussi, ebrei, io li ho visti coi propri occhi, quindi parlare di neonazisti in questo caso mi sembra esagerato. Fanatici, alcuni di loro sì, per carità, perché insomma, per essere pronto a difendere la propria nazione con le armi in mano, quando ancora non è scoppiata una guerra e siamo nell'arco di una rivoluzione, beh, diciamo che sì, un po' di fanatismo c'era in quella struttura, però diciamo anche un altro fatto, che il Pravi Sector, anche negli equilibri della rivoluzione, ha giocato un ruolo importante, ma certo non fondamentale, perché non erano tutti del Pravi Sektor. Il Pravi Sektor ci sarà stato qualche centinaio di persone, ma a protestare erano migliaia, decine, centinaia di migliaia di persone, quindi per farvi capire le proporzioni. Poi, quando è iniziata la guerra, l'occupazione del Donbass, perché come è iniziata? È iniziata con dei gruppi diversivi guidati da un certo Girkin, che adesso è imputato per essere uno dei colpevoli della tragedia del Scusami, Boeing cosa intendi per MH17. occupazione del Donbass? Ci vuoi Guarda, quando spiegare? è da... Cioè, c'è stata un'invasione a suo tempo da parte della Russia, cosa è successo? Sì, guarda, c'è stata sì, c'è stata un'invasione perché come è iniziata l'occupazione del Donbass? Sono arrivati gruppi diversivi composti dai russi. Il capo di tutti quei gruppi diversivi era un certo Igor Girkin. E adesso questo Igor Girkin, cittadino russo, ufficiale russo, lui adesso è uno degli imputati per la tragedia del Boeing MH17 abbattuto sopra l'Ucraina da un sistema antiaereo russo portato dalla Russia, da Kursk, controllato dagli occupanti russi. E che credevano di abbattere un aereo ucraino, hanno abbattuto un Boeing con civili facendo quasi 300 morti. Perché parlo di occupazione? Perché è iniziata così. Loro, a parte questi gruppi diversivi che erano armati e motivati, si sono fatti strada man mano con i cosiddetti volontari che arrivavano dalla Russia, mercenari, chiamiamoli le cose con il proprio nome, ma piano piano, anche in diverse occasioni, proprio sono stati appoggiati dall'esercito russo. Per esempio, ci sono stati molti casi di bombardamenti dell'artiglieria proprio da parte dalla Russia verso l'Ucraina, oppure l'uso diretto dell'esercito russo in operazioni come quella di Ilovaisk, stiamo parlando del 2014, che fu importante per le logiche di quella guerra. Dopodiché hanno trovato strada. Anche si sono rafforzati grazie ai traditori, perché anche quelli ci sono stati, quelli che hanno tradito il giuramento, per esempio, fatto al popolo ucraino, sto parlando dei poliziotti oppure di altre persone che facevano parte di altri servizi, come per esempio l'SBU, che è il servizio segreto ucraino, oppure anche qualcuno dell'esercito, non ha potuto trovare in quella regione un contrattacco anche dal punto di vista sociale, perché per farvi capire, a Donetsk, quando era iniziato tutta questa storia, quando c'era già Slavyansk occupata, la cittadina sempre nella regione di Donetsk occupata da Girkin, a Donetsk c'è stata una grande manifestazione dei patrioti ucraini che sono scesi in piazza con le bandiere ucraine. Solo che sono stati attaccati da un gruppo abbastanza folto di... voi li chiamavate filorussi, noi li chiamiamo insomma, un mix fra traditori e quelli che sono venuti dalla Russia, sono stati attaccati.
Qualcuno di loro è stato anche ucciso, dopodiché le manifestazioni a Donetsk non si sono più fatte. Tante persone hanno iniziato ad andare via dalla città perché capivano che l'esercito ucraino non era pronto assolutamente a combattere una guerra in quel modo lì, perché l'Ucraina non aveva fatto guerre prima del 2014. E dal punto di vista sociale, la città era abbastanza divisa anche per via della propaganda russa che loro percepivano dalla televisione, perché all'epoca la televisione russa era praticamente in tutte le televisioni, anch'io a Kiev potevo guardarmi la televisione russa tranquillamente, grazie al cielo ora non più, perché questo segnale che ti zombizza ormai non c'è più da noi da anni. E quindi hanno saputo conquistare, occupare questo territorio. Ed è qui che facevo il collegamento con la storia italiana e la Repubblica di Salò, perché i tedeschi allora si sono appoggiati a Mussolini e a quel residuo dei fascisti, nonostante che non credo che proprio tutta la popolazione del nord Italia fosse filofascista, però chi glielo chiedeva il loro parere? Le armi ce l'avevano loro, quelli che avevano le armi avevano ragione. E la stessa cosa è accaduta anche a Donetsk e Lugansk. Poi logicamente hanno fatto finta di fare un referendum, insomma poi nessuno che contava i voti, un referendum fatto così, con questi a malo modo, che poi i risultati logicamente che davano la stragrande maggioranza che volevano l'indipendenza subito dopo, cioè proprio quasi la sera, cioè neanche le elezioni ufficiali possono vantare un conto così veloce dei voti, invece lì sono stati proprio dei geni a contare i voti, poi quello che nessuno li ha contati in realtà non importava a nessuno. Dovevano in qualche modo legalizzare questa occupazione. Dispiace che molti paesi se la sono voluta bere. Io non credo che se la sono bevuta, perché bisogna essere proprio ma idioti, perché Ingenui, insomma, come fai a. ingenui. No, ingenui possono essere, per esempio, non so. I popoli possono essere ingenui perché sono così come sono informati, insomma, poi alla fine fanno dei ragionamenti, però i politici non possono essere ingenui, capisci? O sono in malafede oppure sono idioti. Se non hanno capito ciò che accadeva lì nel 2014, o erano idioti oppure erano in malafede, ma io credo che fossero comunque più in malafede, anche perché, insomma, molti guardavano l'Ucraina come un paese poco conosciuto. Sì, c'è stato l'Euro 2012 2 anni prima. Però non molto di più, molti continuavano a confondere Russia e Ucraina, per loro era quasi, non so, uno che dice: tu da dove vieni? Dal Lazio. Dov'è il Lazio? In Italia, sei italiano. Era questa la condizione, anche se non sono cose comparabili, perché nessuno dei laziali va a dire: no, io non sono italiano. Però gli ucraini e i russi sono popoli diversi, che hanno una storia diversa. Sì, per molti anni sono andati con strade parallele, anche coincidenti, scontrandosi, facendo la guerra, facendo la pace, però popoli comunque diversi. E ultimamente questo si vede che sono popoli diversi, anche dal punto di vista di come reagisce proprio la società, più che altro, non soltanto dal punto di vista Il militare. Donbass sono zone ricche a livello economico. No, guarda, il Donbass erano zone ricche a livello economico ai tempi dell'Unione Sovietica, perché c'erano e ci sono tuttora le miniere di carbone e delle grandi industrie. Solo che le miniere di carbone, come in tutto il mondo, tendono quegli anni a diventare più un peso che un vantaggio, capisci? Andare a recuperare il carbone nelle miniere del Donbass non era più economicamente valido. Infatti, il Donbass, che pure era stato cresciuto con questo mito che il Donbass dà da mangiare a tutta l'Ucraina, non era vero. Non era vero perché il Donbass era una regione dotata dal governo centrale con miliardi e miliardi di euro che poi andavano a coprire la differenza fra i costi del prendere il carbone e insomma il suo reale valore di mercato. Quindi non erano, cioè erano regioni, sì, dal punto di vista economico, perché insomma le industrie erano importanti, però non era una regione
cioè non era come la Lombardia o il Piemonte. La Lombardia o il Piemonte sono quelle regioni, o il Veneto, sono quelle regioni che insomma alla fine fanno andare l'Italia avanti. Il Donbass no, anche perché se per esempio tu all'Italia gli tagli la Lombardia, il Piemonte, tutto il nord Italia, io non so per quanto durerebbe l'Italia, poco e niente, ma proprio obiettivamente. L'Ucraina invece è sempre qui e dopo 8 anni, nonostante ci sia stata occupata gran parte del Donbass. Quindi oggi comunque sono zone povere. Cioè, ora più povere di prima, ora sono povere, sono zone disastrate anche per i russi. Quando sono arrivati, molte fabbriche uniche che erano lì, sono state smantellate, sono state proprio smantellate. Cioè, così si comportano degli eserciti che occupano un territorio, non che cercano di liberarlo da chissà cosa. Tu mi chiedevi dei nazionalisti, ecco, i nazionalisti, Ecco, allora noi i neonazisti, sì. vorremmo capire, scusami Vladislav, perdonami, perché può darsi che non ci sono concetti molto chiari. Forse si va a confondere il nazionalista e il nazista. Cosa vuol dire essere nazionalisti e cosa vuol dire essere nazisti? Perché voi avete dei battaglioni, no? Azov Guarda, noi ormai è abbiamo, più guarda, sì, famoso. ora, Azov è sì, più che ora ti famoso. spiego. Sì, un attimo. Sì. Azov è più che famoso, che praticamente sono, almeno apparentemente, diciamo, hanno delle simpatie verso una certa area estrema. Cosa sono i nazisti? Lo sappiamo tutti, insomma, c'è l'idolatria di quella. Quella filosofia criminale che era stata dettata dal Partito Nazionale Socialismo, in parte presa anche dal Partito Fascista Italiano, che prevedeva la prevalenza di una razza, qualsiasi cosa voglia significare, quella ariana, su tutte le altre. Il nazionalismo è un'altra cosa. Il nazionalismo sono, diciamo, una forma più estrema di patriottismo, che comunque non implica per forza la xenofobia, oppure il pensiero della tua superiorità rispetto agli altri, ma diciamo una forma di amore estremo per la propria patria, cioè proprio un patriottismo spinto ai limiti, ossia un nazionalista è quello che è pronto a fare a botte se qualcuno va ad offendere, per esempio, l'Ucraina, oppure, non so, pronto a prendere le armi per difendere. Quello è un nazionalista. Diciamo che nel mondo europeo tutto così un po' pigro, che ormai i nazionalismi, fascismi, nazismi se ne sono mischiate tutte perché sono tutte cose che riaffioravano soltanto a scuola e durante le lezioni. Ecco, quindi nessun paese europeo, di quello dell'Unione Europea, ha dovuto negli ultimi 80 anni in modo fermo e deciso difendere la propria patria. Quindi sono nozioni un po' poco conosciute ormai, quindi quando sentono queste parole iniziano a confondersi in testa, insomma, fatto un mix. Invece no, sono cose completamente diverse. Insomma, ci sono i nazisti, ci sono i fascisti, ci sono i nazionalisti, e non è una graduatoria questa, proprio per farvi capire, sono persone diverse. Poi delle volte i nazionalisti possono essere anche fascisti oppure anche nazisti, ma questo non vuol dire che i nazionalisti sono tutti fascisti o tutti nazisti, assolutamente no. Una cosa è certa, che tutti i nazisti e tutti i fascisti sono dei cretini, mentre i nazionalisti no. Ecco. Per quel che riguarda, per esempio, l'Azov. Allora, Azov è un reggimento E forse, scusami, della. forse Sì. sono anche altri battaglioni, adesso Azov perché è quello più No, famoso, no, no, per però farti dimmi capire, tu, no, no, insomma. guarda, sì, sai, ti racconto, guarda, a differenza della guerra del 2014-2015, della fase attiva della guerra, che poi non è mai terminata nell'arco di tutti questi anni, sempre stata attiva. Ci sono stati dei battaglioni volontari. Diciamo che quelli che avevano una chiara calatura nazionalista, beh, erano tutti, perché insomma stiamo parlando di volontari pronti a combattere, quindi come dicevo prima, erano tutti dei nazionalisti. C'erano anche degli opportunisti fra gli altri, molti dei quali poi sono anche stati giudicati dal governo ucraino e messi in galera. Però se parliamo del
più famoso battaglione nazionalista, e sottolineo nazionalista, non nazista, nazionalista, stiamo parlando del battaglione, all'epoca era un battaglione, Azov. Adesso invece stiamo già parlando di un reggimento, quindi che conta sui 3.000 sulle 3.000 persone, che fa parte della Guardia Nazionale Ucraina. Quindi non ci sono più in Ucraina dei battaglioni di volontari. Ci sono le cosiddette, non so se è giusto chiamarle milizie o no, insomma ci sono queste le milizie volontarie della difesa territoriale, ma loro hanno delle armi. Beh, loro non hanno armi pesanti, per farvi capire, cioè non è che non hanno carri armati, non hanno mezzi pesanti, insomma non possono fare la guerra, possono controllare un territorio ed è quello che stanno facendo adesso, stanno aiutando l'esercito, per esempio, la polizia e gli altri organi, quegli ufficiali, a controllare e a tenere il nemico lontano. Se parliamo invece del reggimento Azov, stiamo parlando di un reggimento ufficiale della Guardia Nazionale Ucraina. Quindi non stiamo parlando più di, non so, di un'armata Brancaleone, no? Non so come se la immaginavano le persone. Ecco, all'interno di questo reggimento, stiamo parlando di 3.000 persone. 3.000 persone in faccia comunque a, se prendiamo proprio tutte le forze armate ucraine, che sono quasi 400.000. Quindi stiamo parlando dell'1%, per farvi capire. Stiamo parlando di questo 1%, ecco, fra di loro ci sono tantissimi nazionalisti, ossia persone che sono fanaticamente legate alla propria patria. Non ci sono all'interno del gruppo Azov degli esponenti, insomma ormai ex esponenti, degli ultras, perché come risaputo negli ultras ci sono tanti sentimenti nazionalistici, a volte anche neonazisti, questo è vero. Effettivamente le fotografie che circolano sono fotografie tutte di tanti anni fa. Io ho letto, poi oddio, io non ho mai preso interviste ai Parà della Folgore, però insomma ho letto che all'interno dei Parà della Folgore ci sono dei, come dire, insomma, persone che hanno dei sentimenti neofasciste, neonaziste, insomma, sono nostalgici e così via. Per loro Mussolini è il duce, non il criminale che era, ecco, per farvi capire. Ci sono anche, logicamente, con tutti gli eserciti, in tutte le strutture militari, ci sono persone che hanno pensieri simili, ma non perché vanno poi, non lo so, a dare fuoco alle sinagoghe. È una questione culturale, insomma. Persone che hanno avuto la possibilità di studiare, insomma, hanno un po' più intelligenza, non credo che poi andrebbero a fare, non so, a tatuarsi una svastica proprio nel senso quello nazista. Quindi tu stai Poi dicendo, scusami, Vladislav, tu stai dicendo che il battaglione Azov, che è il battaglione, reggimento, reggimento è un Azov, reggimento. che è quello più famoso, di cui si parla continuamente, ma magari ce ne saranno anche altri meno famosi, similari al battaglione Azov, sì, al battaglione, sono dei gruppi al cui militari della Guardia Nazionale Ucraina, al cui interno ci sono nazionalisti per la stragrande maggioranza, e come in tutti i battaglioni, in tutti gli eserciti e un po' di tutto il mondo, ci saranno sicuramente una parte di persone che hanno delle simpatie estreme nei confronti di certi regimi, però non tali da poter far etichettare l'esercito ucraino e la popolazione ucraina come una popolazione nazista. È questo che tu Ma stai. sì, logicamente, ma anche perché insomma, gli ucraini hanno patito le pene dell'inferno con i nazisti. Cioè, i nazisti negli anni 40 hanno deportato gli ebrei, hanno deportato tanti ucraini, hanno bombardato le nostre città, i miei bisnonni hanno combattuto contro i nazisti, contro i fascisti, insomma, contro i tedeschi, gli italiani, i rumeni che facevano parte di quella che chiamavano la peste marrone, sì, per via probabilmente del colore dell'uniforme. Ecco, quindi dire che gli ucraini sono diventati neonazisti, beh,
Beh, non è una bufola, beh, è un crimine, perché è un crimine che è diventato un crimine perché tanti in Russia se la sono bevuta. Disgraziatamente anche tanti in Italia se la sono bevuta. Com'è che una nazione vive tranquillamente, insomma, nessuno ci fa quasi caso e poi, bazz, sono diventati tutti nazisti, cioè neanche nazionalisti, ma nazisti. Come, è Stiamo come quando scherzando. l'Italia viene, l'italiano viene definito mafioso. Sì, infatti, oddio, in Italia c'è la mafia, per carità, c'è. È inutile negarlo, però non è che tutti gli italiani sono mafiosi o condiscendenti, insomma, se parliamo poi dei legami della politica con la mafia, beh, quelli ci sono, quello è un altro discorso, insomma, perché se parliamo, insomma, della politica anche informativa italiana, io quando venivo in Italia l'ultima volta sono stato ad ottobre dell'anno scorso. Insomma, ora non vorrei che sembrasse un sasso tirato proprio verso i colleghi giornalisti italiani, ma c'era sempre stato dagli ultimi anni un accanimento contro gli immigrati, così. Però i ponti perché cadevano? Mica per colpa degli immigrati. I ponti cadevano per tutte altre dinamiche interne di corruzione, di affari loschi. Le grandi opere, per esempio, dal Mose e tante altre, non è che erano stati rubati i soldi dagli immigrati, cioè non sono stati gli africani a portarsi via i miliardi, sono stati i politici italiani immischiati in qualche affaraccio che, insomma, poi alla fine tante grandi opere o non sono state realizzate, o se sono state realizzate o non servivano o sono state realizzate male. Insomma, la Vladislav, Striscia della Notizia, il Gabibbo ne ha fatte vedere tante, insomma, di sì. ospedali, cattedrali nel deserto e così via. Vladislav, andiamo a chiudere questo servizio. L'Ucraina di domani. Ma l'Ucraina di domani, io spero che sia perlomeno nei Sicuramente confini. all'interno dell'Unione Europea, ormai pare un fatto quasi. Sì, l'Ucraina di domani. È un'Ucraina tutta da definire, tutta da costruire, da ricostruire, perché insomma le distruzioni sono tante. Però è un'Ucraina molto, molto unita. Gli ucraini si sono uniti moltissimo in questo quasi un mese, anche perché non c'è più, non c'era mai stato a dire il vero, ma adesso proprio sembra assurdo parlarne della divisione fra quelli che parlano ucraino e quelli che parlano russo. Anzi, ti devo dire che tante persone che prima parlavano russo, delle regioni russofone, io non so se durerà tanto, però tanti non vogliono più parlare il russo perché ritengono il russo la lingua dell'occupante. Beh, non tutti, logicamente. Poi, cioè, non è che adesso c'è la caccia a quello che parla russo, no, io per lo più parlo russo, però. Nessuno mi va a dire, ma tu perché parli russo? Non me l'hanno mai detto, non me lo dicono ora. Però tante persone che contatto al lavoro che prima parlavano in russo tranquillamente, adesso parlano proprio dal punto di vista proprio. Per loro è importante parlare in ucraino, loro ci tengono perché vogliono, insomma, sentirsi diversi ancora di più. Quindi diciamo che è un popolo molto unito quello che entrerà nell'Unione Europea, molto determinato. Molto arrabbiato, ma non con gli europei, molto arrabbiato con quelli che per anni si sono, centinaia di anni si sono fatti chiamare fratelli, con i quali avevamo condiviso tante gioie, tanti dolori, con i quali abbiamo avuto anche, insomma, un'infanzia molto simile, perché, per esempio, mio padre e mia madre guardavano gli stessi film di qualche ragazzo che per esempio lavora in qualche TV statale russa che fa propaganda, guardavano gli stessi film dei miei genitori. Però io sono qui a raccontarvi di ciò che sta accadendo, ossia una guerra criminale contro l'Ucraina. Lui invece lì non può neanche dire, pronunciare la parola guerra, sennò va 15 anni in galera. La cosa più brutta è che, per esempio, se gli ucraini si sono europeizzati, come diciamo noi, ora non so se è giusto il termine. Diciamo che i valori, quelli che sono sempre stati legati all'Europa, ossia quella di democrazia, perché è nata in Europa la democrazia, in Grecia. Se parliamo del pensiero liberale, anche questo è molto legato all'Europa, beh, forse più agli Stati Uniti, perché l'Europa, insomma, negli anni ha avuto diverse cadute, diciamo, estremiste, totalitarie di una o di un'altra, insomma, visione.
Però, insomma, l'Occidente, cioè, noi ci siamo molto occidentalizzati. I russi hanno Sì. fatto un regresso paradossale e molto profondo, perché da cittadini che avevano aspirazioni, che avevano delle idee per il proprio futuro, dove, ma anche le canzoni che cantavano, per esempio, no? I leader, quelli degli opinion leader, insomma, gli influencer, come li chiamiamo ora, erano persone, per esempio, erano attori oppure cantanti che cantavano della libertà, che cantavano, insomma, dei diritti civili. Ora no, ora si sono trasformati in sudditi. Una trasformazione avvenuta sotto gli occhi di tutti, che si è palesata adesso, in quest'ultimo mese, in una maniera veramente impressionante. Cioè, eravamo, sì, non, come può un popolo libero che lotta per la propria libertà, per la democrazia, per il futuro dei propri figli, in un certo senso, avere un buon rapporto con dei sudditi che sembra non voler in gran parte neanche capire quello che sta succedendo? Cioè, mo molte famiglie, molte persone hanno smesso di parlarsi definitivamente in quest'ultimo mese, perché da parte dei russi, di molti russi, beh, sentire parole o ben vi sta, oppure ma perché non vi arrendete, chi ve lo fa fare? Beh, noi non abbiamo nulla a che fare, che spartire con dei sudditi. Noi siamo cittadini e cittadini con sudditi hanno poco in comune. Quindi una nazione da ricostruire, ma una nazione questa volta veramente rivolta verso il mondo occidentale. E Guarda, è molto più semplice. questo sarà il radicale cambiamento dell'Ucraina. Guarda, guarda questo paradosso qua, che sì, abbiamo una nazione da ricostruire, ma abbiamo un popolo molto unito, cioè un popolo che non è da ricostruire, che si è riscoperto. Quando un popolo si è riscoperto ed è unito, può fare tantissime cose. C'è cioè un esercito come l'ucraino, quello che non aveva quasi nessuna credibilità nel mondo, adesso ha affermato quello che era ritenuto il secondo esercito più forte del mondo. Quindi le case si possono ricostruire, però sono più semplici da ricostruire di una società. La società ucraina si è formata definitivamente in questo mese di guerra, e una società che insomma va di pari passo, che comunque sì, ha delle divisioni interne, logiche, ma cose normali, NATO o non NATO, per esempio, verde o rosso, cioè divisioni logiche, normali, che sono in tutte le società liberali, ma non divisioni come quelle in Russia, dove tu ti dividi fra quelli che hanno paura e quelli che vogliono incutere terrore, perché hanno ancora più paura.